Parliamo di arte, pitture che riaffiorano e nuova luce per la chiesa di Santa Maria a Borgo Valsugana. 900.000 euro il costo complessivo dell'importante opera di restauro e la gente, spiega il parroco, desidera contribuire alla bellezza della chiesa. Vediamo. Tecnicamente si chiama desciallo, l'intonaco si scopre centimetro dopo centimetro per riportare in superficie l'aspetto originale della parete. Accade spesso nella storia dell'arte che il gusto cambi e un luogo si trasformi. È il caso a Borgo della Pieve di Santa Maria. Ora un'importante opera di restauro restituirà le tinte pastello e la luce che la chiesa aveva nel Settecento. Tre le fasi di intervento, si parte dalla navata centrale, si proseguirà con le cappelle e il presbiterio. Sulla volta il legno, pitture di inizio Novecento. Le scopriamo ad un'altezza di circa 15 metri, dove ogni dettaglio ha un senso e chiede di essere curato nella sua bellezza. Le pitture sono di Sigismondo Nardi, un pittore marchigiano di ottima mano, che nell'uno lavora a Trento in Santa Maria Maggiore e poi viene chiamato a Borgo, a cui viene affidato appunto il compito di decorare i tre grandi riquadri della volta centrale, la cupola e il presbiterio. Un restauro fortemente voluto dalla comunità e dal costo complessivo di 900.000 euro. Abbiamo iniziato un primo lotto che è sui 300.000 euro, siamo in attesa di un contributo della provincia che ci permetta di poter andare avanti con i lavori. La comunità risponde benissimo, ci sono ancora tantissime persone generose e soprattutto tantissime persone che credono nel valore di avere anche una chiesa bella e restaurata.